Amici di Radio FN, ma soprattutto cari fan della musica alternativa, ben ritrovati a tutti ad LRA con Francesco e Francesco. La rubrica alternativa vi dà il benvenuto con la seconda puntata, la prima incentrata su un gruppo. Partiamo dagli albori e quest'oggi parleremo insieme della Compagnia dell'Anello. Prima di iniziare la puntata ci tengo in particolar modo a farvi gli auguri di Natale e per tutti coloro che ci stanno seguendo dal canale YouTube ad ammirare i presepi che abbiamo esposto, un chiaro riferimento alle radici cattoliche che ci caratterizzano, e a ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini in questi giorni e ci hanno dimostrato il loro affetto seguendo la prima puntata del 14 dicembre. Faccio un'altra precisazione prima di iniziare: per tutti coloro fossero interessati ad approfondire sulla musica alternativa, vi diamo due riferimenti, in particolar modo il libro Note alternative di Cristina Di Giorgi e in seconda ipotesi il sito l'archivio. Internet, l'archivio Lorien, in particolar modo avremo modo di approfondire nella prossima puntata con un collegamento con Guido Giraudo, che come i più esperti sanno è una figura di spicco all'interno degli Amici del Vento, di cui parleremo la prossima volta. Passo subito la parola al mio collega Francesco, che vi parlerà della puntata di quest'oggi. Sì, oggi è una puntata molto interessante perché la Compagnia dell'Anello, veramente partiamo dall'ABC praticamente. Negli anni 70 si è creato questo gruppo che in realtà si chiamava Gruppo Padovano di Protesta Nazionale e è l'unico gruppo che di fatto negli anni è rimasto in attività, tutto sommato mantenendo la propria formazione di base, o quantomeno Mario Bortoluzzi, la moglie Marinella Di Nunzio ed altri. Devo dire che questo gruppo ha fatto la storia della musica alternativa con dei pezzi che uniscono tutte le generazioni. Il riferimento a Tolkien è evidente dal nome, come lo erano anche i riferimenti dai campi Hobbit degli anni 70, laddove appunto c'erano questi riferimenti. La musica della Compagnia dell'Anello ovviamente ha risentito molto negli anni delle innovazioni tecnologiche a livello di qualità audio, tant'è che dalle prime canzoni e brani degli anni 70 si è passati invece a delle registrazioni in studio davvero notevoli degli ultimi anni. Molte canzoni sono state appunto riproposte in versione più moderna. E la canzone con la quale vogliamo iniziare è una canzone che, se non sbaglio, dovrebbe essere addirittura del 74, anno in cui purtroppo a Padova persero la vita Mazzola e Giralucci. Questo evento molto triste, la Compagnia dell'Anello, al tempo ancora appunto Gruppo Padovano di Protesta Nazionale, lo ha messo in musica. Noi vorremmo che voi lo ascoltaste, perché questa è una canzone davvero simbolica e ci sembra giusto partire così. Quindi questa è Padova, 17 giugno, della Compagnia dell'Anello. Cittadino, fermati, guarda di qua. Ferma, non nasconderti, è la tua città. Quella che stavolta si macchia di sangue, quando col silenzio ogni sogno infrange. Tu, borghese, guardati, ecco cosa sei. Guardati e vergognati, anche tu lo sai. Che la vigliaccheria ti taglia le gambe, e la morte mia non è per te importante. Cittadino, fermati, ora stai zitto, è il silenzio ipocrita di chi è sconfitto, è il silenzio complice di chi spesso mente, chi per interesse o paura si vende. E anche tu, vigliacco, brigatista rosso, anche se il tuo nome io dire più non posso, anche se il tuo nome resterà sconosciuto, anche se mi hai ucciso io non sono muto e resto qui a cantare questa mia canzone.
chi come me ha un'opinione, una santa idea abbastanza grande, l'anima mia vive, questo è l'importante. Cittadino, fermati, guardami in faccia, riesco a capire che non ti piaccia, quei buchi che ti fanno abbassare la vista, sono i colpi esplosi dall'odio comunista. Cittadino, fermati, guarda di qua, ferma, non nasconderti, è la tua città, è la tua città, è la tua città. E questa era Padova 17 giugno della Compagnia dell'Anello. Passiamo subito al brano successivo, che è un brano molto irriverente, per certi versi anche satirico, ed è La ballata del nero. Molti dei nostri radioascoltatori sicuramente si divertiranno ad ascoltare questo brano, che contiene all'interno un... Sì, a me fa molto sorridere quella parte in cui dice: signor brigadiere, mi sono difeso, ero da solo, ma uno l'ho steso. Quindi con queste breve... Beh, quelli non erano anni facili, quelli non erano anni facili, era un qualcosa di molto diverso da oggi. Possiamo sentire la canzone. La ballata del nero. Giudice, tu hai la toga, ma non ti sembra una brutta roba di incastrare, che è il solo torto di pensare. E tu diamanti di democrazia e vai tanciando di libertà, e tu diamanti di democrazia e vai tanciando di libertà, 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 in quanto che comandate voi, democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Eppure tu, signor commissario, che ti fanno fare per un magro salario, ti fanno tradire gli ideali che hai giurato di servire. E tu ti ammanti di democrazia e vai tanciando di libertà, e tu ti ammanti di democrazia e vai tanciando di libertà, 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 in quanto che comandate voi, democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Signor brigadiere, mi sono difeso, erano in quattro e mi hanno offeso. Signor brigadiere, mi sono difeso, erano in quattro e mi hanno offeso. Signor brigadiere, mi sono difeso, ero da solo, ma uno l'ho steso. E tu diamanti di democrazia e vai tanciando di libertà, e tu diamanti di democrazia e vai tanciando di libertà, 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 in quanto che comandate voi, democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Signor ministro, signor deputato, di essere vostro nemico io sono onorato perché alla mattina mi devo sbarbare, mi devo sbarbare, la faccia mia devo guardare, io di facce ne ho una sola, non sarà bella ma è sempre quella, voi di facce ne avete tante, una per ogni ora del giorno. E vi ammantate di democrazia e poi giangiate di libertà, e vi ammantate di democrazia e poi giangiate di libertà, 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 in quanto che comandate voi, democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Ma questa storia deve finire, la gioventù si ribellerà, ma questa storia deve finire, la gioventù si ribellerà. La resa, la resa, la resa dei conti, la resa dei conti, la resa verrà, ma questa storia deve finire, la gioventù si ribellerà, la resa, la resa, la resa dei conti, la resa dei conti verrà. E questa era La ballata del nero, e speriamo ovviamente che vi sia piaciuta, ma non ne abbiamo dubbi. E nella fine degli anni 70, inizio anni 80, è stata particolarmente importante nell'area del nostro movimento l'autoproduzione della Compagnia dell'Anello dedicato all'Europa.
dove c'erano appunto le prime canzoni che hanno dato fin dall'inizio fama a questo gruppo. Si è arrivati poi però all'inizio degli anni 80. Nel 1983 esce Terra di Tule. Questo album porta ovviamente dei miglioramenti a livello acustico, nella qualità delle registrazioni, e quella che abbiamo scelto come canzone introduttiva di questo album è una canzone forse non tra le più famose della Compagnia dell'Anello, però molto interessante a livello di contenuti, perché comunque richiama quello stile un po' arcaico, se così vogliamo, sì, dire, della Compagnia dell'Anello, che è classico del loro stile proprio musicale. Ha dei valori che c'erano anche nel Medioevo. In particolare questa canzone che andiamo ora a sentire parla di una tripartizione. Praticamente c'era il contadino, il monaco e il guerriero. Il contadino, il monaco e il guerriero, della Compagnia dell'Anello, dall'album Terra di Tule del 1983. Thank you.
Eccoci qua di nuovo a presentare il brano successivo, sempre della compagnia dell'Anello, la prossima canzone è appunto Sulla strada. Sulla strada è ovviamente metaforicamente parla delle strade d'Europa e quindi richiama molti un po'... pensano che si chiami appunto strade d'Europa e invece vogliamo precisare, vi assicuriamo che il titolo esatto è Sulla strada. Metaforicamente diciamo vorrebbe richiamare un po' le radici appunto europee, ma l'Europa dei popoli, non l'Europa delle egemonie economiche di oggi, bancario, diciamo, delle lobby, della Germania e di tutto ciò che spero sappiate ci sia dietro questa Europa di oggi. All'epoca si aveva un'altra concezione. La compagnia dell'Anello ci tiene sempre a ribadire determinati concetti e quindi adesso vi lasciamo all'ascolto di questa canzone Sulla strada, dall'album sempre Terra di Tule. Stanchi, sporchi ma felici, prendi dalla vita ciò che puoi, porta il tuo canto fino in Romania, bacia il grano di Budapest, cerca fra le rocce grigie di Stonehenge, braci nella notte bevi il tè, parla con i venti che vanno verso nord, canta con il lama di Ricon, antichi boschi e strade dell'Armor, magici villaggi dei Breton, nuvole che corrono nel cielo sopra te, sogna fra le pietre di Karnak, prati e scogliere dell'Irlanda la sua nord, gente come roccia di Belfast e la croce d'oro di una fede che vivrà, cornamuse e mitra son per sens. Strada verso il sud, indica il leone TB Pax, danza nel castello sulla rocca di Cison, poeti e cavalieri insieme a te, sfiora le pietre del picco Monsegur, si dice ci sia ancora un trovatore, con un liuto ed un sorriso ancor le antiche geste, piangendo forse piano canterà. Strade d'Europa stanchi, sporchi ma felici, prendi dalla vita ciò che puoi, porta il tuo canto fino in Romania, bacia il grano di Budapest, strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole leverà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te. Questa canzone a me veramente piace moltissimo. Eccoci. E
Però Francesco, qua è successo qualcosa di strano, perché contro ogni pronostico ci è arrivato un messaggio. Addirittura? Sì, con un contenuto, per questo è strano. Francesco, sei bellissimo. Grazie. Volevamo dire alla fortunata, nel caso sia io, la sfortunata nel caso sia lui, che deve specificare però a quale dei due si riferisce, perché ovviamente siamo tutti e due. Se è fortunata o sfortunata, se è fortunato o sfortunato, può evitare di specificare, perché non. Vabbè, forse no. Non penso proprio. Passiamo alla canzone successiva. Successiva, sì, questa è una canzone molto bella ed evocativa, che dà il nome all'album. Rimaniamo su Terra di Thule prima di concludere questo capitolo, chiamiamolo così. Questo brano richiama molti aspetti della vita del tempo, partendo dalla caccia, dalla vita in famiglia, dalla vita guerriera, nonché poi nella morte e negli onori che vengono fatti a coloro che periscono nella battaglia. Onori che ovviamente vengono meritati, e questa canzone davvero struggente la andiamo a sentire, ed è una delle più famose della Compagnia dell'Anello, ed è Terra di Thule. Portati al collo quel talismano d'oro avuto dal saggio un lontano mattino, quando eri ancora tra boschi di querce soltanto un guerriero bambino, soltanto un guerriero bambino. La 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 la. Ricordi tuo padre cacciare con l'arco il primo cervo, un premio giambito, pescare nei fiordi e poi nel torrente salvare quell'orso ferito, salvare quell'orso ferito. La 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 la. Casa al ritorno era calda e pulita, tua madre una donna di bianco vestita, le sue trecce d'oro amavi baciare, per sempre sentirla cantare, per sempre sentirla cantare. La 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 la. Son poi quegli anni più dolci in cui ogni cosa ti sembrava pura, adesso sei uomo e devi andare, la spada e l'ascia dovrai tu portare. Il grande lago hai poi attraversato, il vecchio saggio ancora incontrato, e lui ti ha detto con voce velata, fai presto, la guerra è già cominciata. In una pianura dal sole baciata, la gente del nord è tutta schierata, biondi guerrieri con elmi d'argento, il cerchio e la croce garriscono al vento. La 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 la. Adesso che il sangue tu hai conosciuto, adesso che il fuoco tu hai attraversato, la pace sul campo di nuovo è tornata, la luna ti bacia la gola squarciata. Osservi per poco il tuo corpo stupito, poi voci imperiose ti chiamano in coro, è tempo d'andare, ti cambi il vestito, ti copri di bianco e di foglie d'oro. La nave ti porta di là dal mare, l'isola verde ti sembra aspettare, adesso lo sai che tu per sempre il cervo e la lontra potrai qui cacciare. Adesso lo sai che tu per sempre il cervo e la lontra potrai qui cacciare. La 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 la
na 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 na. Dopo questo penso che non ci seguirà proprio più nessuno. È finita. Tranne la nostra amica che in realtà ha fatto anche una specifica. Però ci vuole confondere a tutti i costi. Francesco Di Sora. Non abbiamo risolto nulla, siamo tutti e due. Esattamente, vabbè, rimarremo con questo dubbio ancora per un po'. Almeno, siamo fortunati ad essere Di Sora. Quello sicuramente. In provincia di Frosinone vogliamo ancora, basta con sta cosa, basta, no, senza provincia, senza provincia. Basso Lazio, sì, terra di lavoro, quello che parte terra di Tune. Frosinone, un saluto agli amici di Frosinone, ciao Alessio, soprattutto sì. Alessio, lo salutiamo. E anche al ormai naturalizzato Ciociaro, diciamo, Davide Mastronardi, un saluto a Davide che è il nostro responsabile provinciale. Chiudiamo questa breve parentesi. Ci tenevamo a fare questo saluto perché se lo meritano. Sì, andiamo avanti con una canzone, questa l'ho messa io e non è tra le più conosciute, ma a me piace molto, anche questa piuttosto evocativa di un certo stile di vita. Diciamo sempre dello stesso clima, sempre. Beh, questo clima molto è quello medievale, è quello, diciamo, tipico della Compagnia dell'Anello, non ci si può discostare più di tanto, ma insomma giustamente. E nell'album In rotta per Bisanzio questa canzone è Canto di un cavaliere errante. Sul mio destriero, fra terre lontane, amore nel cuore con me resterà. Di cielo il tuo sguardo, di ciliegio il tuo labbro, o mia sposa fedelti sarò. La spada al mio fianco, sull'elsa il tuo nastro, la notte straniera più dolce sarà. Tetto le stelle, per giaciglio le foglie, per sogno le grazie di te. E nel mio vagare, fuori dal mio reame, un senso alla vita guerriera darò, per fede brandire di morte la lama, più gloria al suo nome verrà. E noi cavalieri, fedeli d'amore, per il re, per il Dio sapremo pugnar, il sorriso sul volto, la pace nel cuore, battaglia col nostro Signore. Nel salvifico errare il sacro desio, lucente nell'armi a crescer dovrò, e per nostra ebbrezza, per antico decreto, il nettar segreto berrò. E tua acerba sposa, anzitempo solinga, attendi serena che torni il tuo re, con gloria ed onore, con febbre ed amore, con unica leggera ormai, con gloria ed onore, con febbre ed amore, o che mai più io torni da te. E rieccoci dopo aver ascoltato Canto di un cavaliere errante. E abbiamo una novità molto, molto interessante, perché abbiamo la fortuna e l'onore di avere in collegamento Mario Bortoluzzi. Ciao Mario. Ciao. Allora, ciao a tutti. Con Mario, intanto io mi permetto di dare del tu, non per mancanza di rispetto ovviamente, ma solo per questioni di linearità radiofonica, perché sarebbe da dover dare del voi, non del lei.
Sì, grazie. Allora, chi meglio di te potrebbe dirci qualcosa su, visto che appunto la Compagnia dell'Anello da 40 anni è sulla scena, chi meglio di te potrebbe dirci cosa è cambiato in positivo e in negativo dagli anni dei Campi Hobbit ad oggi, nonché quelli che, se la musica di oggi può in qualche modo ritenersi degna erede, non tanto a livello musicale, perché tante cose sono cambiate in meglio a livello musicale, però a livello, ecco, di contenuti, se c'è una vera e propria continuità. Ho capito, cercherò di sintetizzare. Comunque. Certo, certo. La canzone alternativa nasce prima di Campi Hobbit, no? Quindi nasce nel 74 qui a Padova, e purtroppo la fa nascere un avvenimento terribile, cioè il primo omicidio delle Brigate Rosse. Tant'è che la prima canzone si chiamò il 17 giugno, Paolo, il 17 giugno 74. Nasce quindi come una, per noi era una necessità di raccontare il vissuto quotidiano di militanti, tutti quanti noi eravamo nell'MSI, Fronte della Gioventù, FUAN, eccetera, che comunque dovevano affrontare una dura realtà quotidiana. Nasce anche con influenze goliardiche, perché penso a una canzone come Sunglasses, Poison Blues, si tentava di irridere il potere, no? in quel modo. E poi, proprio in occasione di Campi Hobbit, tu citavi, quegli storici, intendo i primi tre Campi Hobbit, no? Proprio in quell'occasione cominciarono ad essere scritte canzoni rivolte anche a un pubblico più vasto, cioè un pubblico fuori dal ghetto, no? E per farlo abbiamo usato l'immaginario fantasy, l'immaginario medievale, con tutto quello che poteva essere il portato valoriale di quei testi, di quegli autori, penso a Tolkien, penso a una canzone come Terra di Thule, no? Che attraverso una metafora spiega quella che poteva essere la temperie spirituale di un giovane in un tempo che non aveva tempo, però in questo senso immortale, diciamo così. Io penso che il rapporto tra il legame che unisce questi due periodi storici, parliamo 40 anni praticamente, sono, sia esattamente questo, la stessa volontà di cantare una identica visione della vita. Ecco, io non si può, intendimi, forzare o addormentare per troppo tempo la tensione dell'uomo verso l'alto, né pretendere che i giovani siano scevri, privi di pulsioni e di ideali, pronti ad essere esclusivamente un popolo di consumatori, quasi fossero dei tubi digerenti, no? Nella storia di ogni nazione c'è sempre stato qualcuno che si è stato in piedi e ha detto basta. E noi l'abbiamo fatto con quello che ritenevamo un assoluto metapolitico, che era la canzone. Ora, sicuramente i testi sono cambiati, la situazione è cambiata, però il filo rosso, il legame che unisce queste cose è esattamente esprimere una visione della vita che potremmo definire così, per essere più, per abbracciare lo scivolo più vasto, antimaterialista, ok? Perfetto. In questo vedo anche nelle canzoni che fanno i gruppi di adesso, insomma. Perfetto, perfetto. Ciao Mario, io mi presento, sono anch'io Francesco, è la prima volta che ho l'onore di parlare con te. Noi penso, come saprai, stiamo curando questo spazio per cercare di rivalutare un po' la musica alternativa, però cerchiamo di interagire i radioascoltatori con questi interventi, perché c'è una differenza se ne parla chi ha vissuto in prima persona quei momenti e quelle storie, e se ne parliamo noi, credo ci sia una bella differenza sostanziale. È una questione soltanto di età. Beh, oddio, non proprio. C'è una differenza. Allora, per me, sì, perché io ne posso parlare perché quest'anno ho fatto 61 anni, quindi voglio dire. Però posso parlare. Però ci sono poche di figure così importanti nella. Beh, Mario Bortoli. Sì, Mario Bortoli. Che per chi non lo sapesse, ovviamente è il cantante proprio della Compagnia dell'Anello. Parlo ai radioascoltatori che magari sono anche dei semplici. Sono collegati da poco, ve l'avevamo detto all'inizio. Esatto. Magari ti sei collegato. O anche dei semplici, chiamiamoli amatori della musica alternativa. Ma guarda, io devo dirti una cosa, che è talmente vero il discorso
io ne sono convintissimo, di che dicevo prima, della funzione metapolitica della canzone, che si sono accorti delle nostre canzoni anche fuori dall'ambiente verso il quale erano rivolti i testi, no? Quindi, cioè, si sono accorti anche per personaggi della pubblicistica musicale nazionale, come Donato Zoppo, come un altro autore che se mi sfugge il nome, che ha appena edito un libro dove noi siamo indicati come gruppo di musica progressiva italiana per il tipo di musiche usate nel corredo dei testi delle canzoni. Spesso la musica alternativa in generale colpisce, appunto, perché nonostante sia comunque una musica di genere, se possiamo definirla così, va comunque anche a interessare quelle persone che magari o non si occupano di politica o comunque sentono per la prima volta la forza del messaggio metabolitico è appunto questo. Esattamente. Cioè, noi l'avevamo capito nel 77 quando è nata la compagnia, e poi con i campi Hobbit purtroppo non c'è stato mai un supporto, nemmeno con la cosiddetta, uso le virgolette, uso molte virgolette, destra e governo, non hanno mai capito le potenzialità di veicolare un messaggio attraverso la canzone. Anche perché sappiamo che la cultura è stata per anni, al giorno d'oggi forse si è un po' attenuata, ma è stata sempre a appannaggio comunque della sinistra, perché tutti i maggiori, diciamo, esponenti a livello culturale, partendo da Dario Fo, prima ad arrivare agli altri cantanti, comunque sono stati dei simboli della sinistra. Beh, certamente, sì, questo però significa che la destra, tra virgolette, istituzionale, non ha mai capito la valenza e l'importanza dello strumento musicale, o comunque in generale dello strumento artistico. Per fare un film come quello di Antonello Bellucco, Il Segreto d'Italia, sulla strada di Codevilo, abbiamo dovuto aspettare decenni, e quando si è trattato di mettere fuori i soldini per fare questa cosa, abbiamo fatto una colletta nazionale. Ecco. Cioè nazionale, capisci? No, con 20 anni di ex missini al governo, più o meno, metti anche 10 anni di premenza al governo, abbiamo dovuto fare noi una colletta nazionale, lanciarla in tutta Italia per questo film. E poi il film viene premiato all'estero, ha appena ricevuto un premio. Ci siamo spinti un po' oltre il tempo che avevamo considerato, però facciamo un'altra precisazione: Il Segreto d'Italia è un film di Antonello Bellucco che parla appunto delle stragi commesse dai partigiani, ed è stato difficile proiettarlo in sala addirittura, perché ci sono stati molti ci sono state alcune contestazioni, infatti il regista si è rivolto online personalmente, persona per persona, addirittura per vendere sia il libro che il DVD, perché non aveva come reperire i fondi, e da ogni parte che si recava veniva veniva considerato affatto, perché quel film parlava di una storia ancora oggi nel 2015 è una storia che non doveva raccontare esattamente. Mario, noi ti ringraziamo anticipatamente di questo intervento e del tempo che ci hai concesso. Per carità, tranquilli. Però ti chiediamo un ultimo piccolo favore. Sì. Devi introdurre la prossima canzone che abbiamo in scaletta, che è appunto Anni di Porfido. Prego. Anni di Porfido è stata scritta per raccontare il vissuto quotidiano di una generazione che io francamente mi sentirei di definire come la migliore gioventù italiana, non quella dei film, non solo quella dei film fatti dalla sinistra. In Anni di Porfido ci sono pennellate che raccontano la vita quotidiana di ragazzi che hanno militato a destra nel fronte della gioventù. Segnatamente io la mia esperienza l'ho fatta a Padova, ma comunque potrebbe essere stata in qualsiasi altra parte d'Italia. Quindi la canzone che racconta il vissuto di quegli anni, con tutte le pulsioni culturali, letterarie, che si possono riconoscere poi nella canzone, nel testo della canzone. Perfetto, Mario, grazie mille. Questa allora è Anni di Porfido. Sono passati
Son passate le stagioni, ricordi le corse pazze, la tua Vespa, le riunioni, le prime sigarette fumate dentro i bagni, il gusto di bruciare per sempre le illusioni, e noi reietti e pazzi che spaccavamo il mondo e poi senza badarci ne incollavamo i pezzi. Gli anni sono passati, sono passate le stagioni, le feste a luci basse, a campana e i pantaloni. Tu che parlavi allora di poeti e di baglioni, io intanto riprovavo per te nuove canzoni. Da sola mi ascoltavi e mi sembrava strano, tu sempre compassata, io con la rabbia in mano. Sogni perduti, la voglia di leggere tutto, era bello cavalcare un pony con Bilbo e Frodo Baggins, al puletro impennato e bere una birra in pace mentre Gandalf raccontava fumando l'erba pipa, e in faccia un mondo scemo, la nostra ribellione pareva avesse il pregio di una nuova trasgressione. Per gli altri ogni diritto, per noi la repressione, quegli anni dentro al ghetto tentavamo l'evasione. Maccartismo d'altro segno, se mangiato con scioltezza, illusioni e barricate, innalzate con purezza, ma io credo che sia giusto rimanere e continuare l'avventura cominciata, perché vivere e lottare. Rieccoci in studio, c'è stato un problema a quanto pare con l'ultima parte video durante piccolo la chiamata. Piccolo problema tecnico. Sì, però eccoci, per chi stesse disperando che non ci stava i potenti mezzi sono venuti in nostro soccorso. Siamo tornati più belli di prima. Belli come la vita. E neri come la morte. E andiamo avanti, arriviamo al 1997, concerto storico tra del ventennale, Compagnia dell'Anello e Amici del Vento, sullo stesso palco, non insieme ma prima gli uni, poi gli altri, 20 anni dal primo Campo Hobbit del 77. Questo concerto che vi consigliamo, ne esistono DVD, video su YouTube, tracce MP3, li trovate facilmente e veramente ne vale la pena. E passiamo ora invece all'album del 2003, Di là dall'acqua, introducendo poi la prima canzone, ci pensa Francesco questo. Sì, la prima canzone, la canzone che ascolteremo tra pochi istanti, è appunto la canzone che dà il titolo all'album, e personalmente devo dirvi che è una delle mie canzoni preferite, perché parla appunto di un viaggio. Un viaggio anche forse dal punto di vista metaforico che è stato condotto appunto dai membri della Compagnia dell'Anello in quelle terre che ancora oggi gridano vendetta, e appunto parliamo delle terre di Istria, Fiume, Dalmazia, in tutte quelle terre dove è stato
c'è stato purtroppo un genocidio, possiamo dirlo, anche se gli storici si dividono in scuole di pensiero, ma non ci interessa. È stato fatto quello che tutti spesso vogliono nascondere o non raccontare, ma noi preferiamo farlo così, di là dall'acqua. Nave che mi porti sulla rotta estriana, nave quanti porti hai visto, nave italiana, nave che attraversi il golfo di Venezia, agile vai avanti anche solo per inerzia. Portami veloce sulla costa polesana, corri più in fretta come una volpe verso la tana, e tu signora bella non sarai più sola, danzeremo insieme nell'arena di Pola, ascolta in silenzio la voce delle onde, ti porterà sicura verità profonde, perché in Istria non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano. Siamo nel Guarnaro e sempre più vicini, solo ci circonda la danza dei delfini, e poi Arbeveglia ci guardano passare, anche dopo 50 anni non si può dimenticare. Ascolta in silenzio la voce delle onde, ti porterà sicura verità profonde, perché in Dalmazia non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano. Nave che mi porti sulla rotta di Unger, nave quanta gente è scappata da Fiume, pensa agli stolti che in televisione chiamano Dubrovnik, Ragusa la bella, ascolta in silenzio la voce delle onde, ti porterà sicura verità profonde, perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano, perché in Italia non dimentichiamo quanto sta soffrendo il popolo istriano. In Istria non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano. Canzone stupenda sia a livello di testo, di tematica affrontata, musicale, tutto. E sempre in quest'album vediamo come la Compagnia dell'Anello si discosta, non rinnegando ovviamente, ma semplicemente cambia quelle tematiche che erano precedenti sul Medioevo, sulla vita guerriera, su un certo tipo appunto di condotta umana, ma si passa a un qualcosa di più concreto, quella che è effettivamente la militanza. Si racconta, anche se tutti noi no, quello che purtroppo ultimamente accade spesso, e cioè il rinnegare in qualche modo quello che si è, per poi quelli che sono dei tornaconti che ben poco c'entrano con ciò per cui molti ragazzi sono morti negli anni 70. E noi a questa canzone ci teniamo molto, perché nonostante non sia poi così datata, in realtà secondo me dovrebbe rientrare veramente tra i must della nostra
della nostra area. Perché comunque rappresenta quello che ognuno di noi fa quotidianamente con la sua militanza. E quei ragazzi non sono morti gridando viva il libero mercato. Questa è Anche se tutti... Noi no! Ricordo ancora la stanza dove ti ho conosciuto. Non eravamo poi molti a frequentare quel buco. Stavi scrivendo sul muro tutto indaffarato delle parole strane ma dal chiaro significato. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Forse era solo lo sfogo di un ragazzo arrabbiato, ma io 20 anni dopo non l'ho ancora dimenticato. Perché sai, certe emozioni, specialmente se sincere, le conservi nella mente e diventano bandiere. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Facce signori, gira la ruota del tempo, ma la vecchia canzone s'alza ancora nel vento. Stiamo buttando le ortiche per inseguire il potere, la nostra fede più antica e le ragioni più vere. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Ragazzi, qualcuno si era sbagliato, adesso tutto cambia, viva il libero mercato. Ma c'è qualcosa che stona in questo ragionamento, qualcosa che non perdona, qualcosa che resta nel vento. Saranno voci di molti che ci hanno già lasciato e non mi pare che siano morti gridando viva il libero mercato. Anche se tutti noi no, 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 anche se tutti noi no.
Eccoci tornati in studio per quindi la parte conclusiva di questa seconda puntata dedicata alla Compagnia dell'Anello. Ci teniamo innanzitutto a rinnovare i nostri auguri di buone feste e di buon Natale. Segnaliamo una notizia molto importante per gli appassionati, che è uscita la data per il concerto, il memorial di Massimo Morzello. Non so perché stavo dicendo Massimo Ranieri, però Massimo Morzello, il 12 marzo a Milano. Ricordo, ricordo a tutti i radioascoltatori che ci troveranno tutti i lunedì su Radio FN dalle 15 alle 16, in replica dalle 21 alle 22 e in podcast in versione estesa anche sul nostro canale YouTube, sempre Radio FN. Per chi volesse ancora di più, la pagina Facebook, sempre Radio FN, potete chiederci qualsiasi cosa, sia in messaggio privato che sulla pagina ufficiale, che vi cerchiamo di rispondervi nel minor tempo possibile. Assolutamente sì, e speriamo che vi siate potuti appassionare alla Compagnia dell'Anello qualora non ne foste già ben a conoscenza. A chi fosse piaciuta la puntata e fosse piaciuta la musica della Compagnia dell'Anello, ho qui anche un elenco di canzoni che purtroppo per motivi di tempo non abbiamo potuto ascoltare, ma che assolutamente vi consiglio, che sono in particolare A Piero, Jan Palach, Dedicata all'Europa, Champs-Élysées, La Foiba di San Giuliano, In rotta per Bisanzio, Le giornate di settembre e Pensando ad un amico. Da ultimo, perché qualcuno se ne sarà accorto, manca una canzone, ma ci arriviamo, concludiamo così. È la ciliegina sulla torta, diciamo. È una canzone spettacolare, riprodotta nei concerti anche di altri gruppi e tra l'altro spesso in chiusura del concerto, questo per farvi capire che valenza ha, cioè non siamo io e Francesco Pinco Pallino a dire queste cose, però sono proprio i fatti, nonché i contenuti della canzone. Attingiamo dalla realtà militante vera e propria. Partiamo la versione inglese del film Cabaret, se non sbaglio, Tomorrow Belongs to Me. Questa è la versione invece italiana della Compagnia dell'Anello, storica canzone Il domani appartiene a noi. Grazie e arrivederci. Buon Natale. Buon Natale e arrivederci a lunedì prossimo. Ciao. Ascolta ruscello che sgorga lassù ed umile a valle scompar, e guarda l'argento del fiume che sereno e sicuro va. Osserva nell'alba il primo bagliò che annuncia la fiamma del sol. Ciò che nasce puro più grande vita e vince l'oscurità. La tenebra fugge i raggi del sol, Dio da gioia e calor, nel cuor la speranza non morirà, il domani appartiene, il domani appartiene, il domani appartiene a noi. Ascolta il mio canto che sale nel cielo, verso l'immensità. Sapremo star, se uniti noi marceremo, l'usura ed il pugno noi vinceremo, il domani appartiene, il domani appartiene, il domani appartiene a noi. La terra dei padri, la fede immortale, nessuno potrà cancellare. Il sangue, il lavoro, la civiltà, cantiamo la tradizione. La terra dei padri, la fede immortale, nessuno potrà cancellare. Il popolo vinca dell'oro.
il domani appartiene a noi.